È tutto pronto? Siamo pronti? Prontissimi? Ah, stasera ci sarà una. È successa una cosa gravissima. Ma grave è di poco, secondo me. Una cosa gravissima e purtroppo ne bisogna parlare. Allora, è successo uno scandalo abbastanza, diciamo, molto plateale e non bello. E che cazzo fai di Daily Podcast se non ne parla? Per forza ne devo parlare, raga. Riguarda la sfera fitness e ne devo parlare, per forza. Davvero? Ma che cazzo stai a dire? Ma davvero? Ma quando? Ammazza, oh, il volume qua è altissimo del microfono. Buonasera, ragazzi. Improvvisamente il microfono anche a distanza va molto bene. Mi sentite bene, vero? Perché qua il mic addirittura arriva al rosso. E quindi. Una cosa gravissima. E, insomma, l'hai contattato quando? Ieri sera? Cioè, i giorni scorsi? Ma l'hai contattato perché è successa tutta sta cosa o era già in mente il fatto di contattarlo? Comunque raga, preparo il video. Madonna, ma com'è così alto? Perfetto. Allora, io come posso dire? Come persona io non lo conosco. Stasera commenteremo quello che è successo. Ah, ok, aspetta. Facciamo così. Ora vi leggo, se avete scritto. Ma. Ok. Allora, stasera sarà anche una live. Non voglio farla cadere nel tecnico del fitness, anche perché anche io faccio coaching online. Comunque commenteremo dei comportamenti non adeguati, ma le cose che vengono dette sono veramente gravi. Cioè, è una cosa gravissima, raga. Io ho mai visto una cosa simile. Cioè, rimango male, male, perché a me non mi piacciono, soprattutto se vuoi lavorare in questo settore, non ti puoi permettere di avere questo tipo di atteggiamento. Secondo me. Ora, ingrandisco bene. Alta possibile. No, mi sarebbe detto neanche con meno qualità.
Allora, io divento molto grande. Molto grande questa volta. Così occupo buona parte dello spazio. Ah, è andato grande. Sì, ma è contestualizzato, nel senso che io mi dissocio da ogni tipo di cosa e il VOD sarà cancellato. Mi salvo Twitch, mi dissocio e riporto solamente cose che sono state dette. Sì, anche perché l'ho visto la live, mi sa, per intero. No, l'ho vista da un altro streamer che però non ha commentato come volevo io. E quindi lo faccio io. Lo fa Mirko. Partiamo. Ho fatto anche un video. Ma cosa cazzo hai La zona l'ho fatto? fatta nel Domingo! 2013. Allora, facciamo una premessa. Domingo, che è la persona in basso a destra, e il ragazzo che sta sopra, Marco PT, sono due persone che stanno nel mondo del fitness. Il ragazzo sopra fa bodybuilding, il ragazzo sotto a destra fa powerlifting. Qual è la differenza? Teoricamente ci dovrebbe essere una differenza, anche se ora c'è tutto un miscuglio. Infatti farò un ordine anche da questo punto di vista, a livello tecnico. Allora, il bodybuilder o il bodybuilding ha una caratteristica: creare un fisico armonico. Il fisico armonico è dato da degli esercizi basilari e anche complementari. Basilari che si intende? Ovvero sono la base per creare un certo tipo di fisico. Complementare significa che nel momento in cui abbiamo raggiunto una forma avanzata, abbiamo bisogno del complemento per aggiustare dei dettagli. Tanto per capire in maniera molto generica. E queste due persone all'inizio si sono dissate molto prima, poi si sono incontrate e ora è ricaduto nel dissing. Però commenterò anche in maniera molto precisa tutti gli atteggiamenti che vengono utilizzati e tutte le inesattezze. Ma Domingo, ma ti rendi conto che non hai fatto mai una programmazione alimentare in vita tua? Come no? Allora, partiamo dalla prima inesattezza. Quello che viene detto è: Domingo, ma ti pare che tu non hai fatto mai una programmazione alimentare in vita tua? Qua c'è un errore. Il personal trainer non può fare delle programmazioni alimentari. Primo errore della discussione, perché se io parlo con un nutrizionista o una nutrizionista, è lecito, sono obbligato, tra virgolette, a domandare: ma tu hai mai fatto una programmazione alimentare? In questo caso, nel contesto, non è richiesto, perché entrambi allenano e non danno delle diete. Primo punto. Questo è anche per dare delle informazioni in chat. Io non voglio screditare nessuno dei due, nel senso, analizzo solamente il contesto del video e dico perché magari quella frase o quella cosa detta non va bene. Quindi il mio lavoro in questa vita è smontare le persone. Ma questo è un altro discorso. C'è il mio Amacol, Ah vai a no, scu no, vedere. scusa, è vero, mettevi tremolo sulle Amacol, focacce, Amacol, scusa, è vero. vatti a vedere l'Amacol relativo al culturismo Sì, e quella parte vado subito a vedere quella cagata di video che hai fatto, subito, come subito. no, mi sono sempre piaciuti i miei video, ho detto farei dei video su fenomeno, Oh, tu sei certo, non me ne è aperto uno. Spielberg, dicevi. Cioè, sei talmente palloso, sei talmente stucchevole che il video che ho Allora, visto prima più a dicevi che lungo. sono video fantastici, adesso Ma sono no, io, lascia finire di hai parlare. fatto, ti ho fatto Lascia mettere la finire di cintura, ho parlare, vinto cafone, io, ti ho bifolco. fatto Fai mettere la finire di cintura, parlare alla gente, hai pagato ignorante, brutta 80 bestia. papuzze. Ma che sfiga. Dovevi Marco, continuare, Marco, ti facevo 60 di panca e hai detto, mi avresti promesso il sì, balalla, con un programma ricordati. di merda come il tuo. Tu pensi a un culturista, ma tu Certo. immagina un culturista che fa le serie lattacide ogni 6 mesi.
uno sport anaerobico lattacido e fai le serie lattacide ogni sei mesi. Marco, ma pensa che cazzo è? Fa questi programmi, solo tu non lo fai. Che ti posso fare? Aggiornati. Allora, qua c'è un errore proprio di fondo, di entrambi secondo me. Loro vogliono, allora, hanno iniziato con la frase, Marco ha iniziato la frase dicendo un culturista. In realtà, se è pur vero che lui si definisce un culturista, ma utilizza totalmente tecniche da powerlifter, e questo è un problema, perché non è che esista una tecnica diciamo da culturista o da powerlifter, però la metodologia di base e la mentalità è completamente differente. E questo è il punto. Qua il gap dell'argomentazione è proprio questo, perché Marco PT vuole inserire la programmazione del powerlifting nel culturismo, e ok, però c'è il limite che non devi oltrepassare, perché sennò non sei più culturista, se proprio vogliamo essere veramente sottili. E Domingo giustamente, se davanti a una persona che ha l'approccio da powerlifter e ti fa la programmazione, cioè è naturale che ti rispondi come un powerlifter, è proprio fallace la base. E poi anche l'errore, allora questo errore, raga, se sta a fare questo errore, non è proprio un errore di dover per forza inserire il powerlifting nel culturismo. Allora, l'allenamento della forza è essenziale. Io alleno i big esclusivamente con la forza. Però non è solamente la forza che costruisce. Cioè, il mondo dietro alla costruzione estetica, anche per quanto riguarda il calisthenics e tutto, è completamente differente. Il powerlifter ha un obiettivo completamente differente da quello del culturista. Il fatto che poi un powerlifter nel medio e lungo periodo ottenga un bel fisico, quella è una conseguenza, è completamente differente. Cioè, noi i culturisti come obiettivo finale hanno l'estetica, e nel frattempo migliorano anche la forza, perché ovviamente non è che vai in palestra e alleni la debolezza, cioè è veramente da scemi. Però è una conseguenza, cioè l'estetica finale è l'obiettivo, la conseguenza del fatto di avere un fisico estetico è quella di migliorare la forza, e ci sta, forza resistente e tutto quello che concerne il mondo del culturismo. Sì, l'ipertrofia è la base del culturismo, che poi l'ipertrofia la troviamo in ogni sport, purtroppo è così, perché comunque uno stimolo esterno e un sovraccarico in base alle leve comporta una stimolazione. Una stimolazione comporta un adattamento. Un adattamento comporta un miglioramento della performance, come in tutti gli altri sport rispetto al culturismo. Il culturista non gli importa in sé del carico. Ovviamente nella programmazione c'è c'è la progressione del carico, perché avviene una progressione proprio della persona. Cioè, se oggi faccio 10 per lato, è naturale che dopo, se faccio un 3x10, proprio classico, con 50 kg totali, non è che posso portare 50 kg totali per sempre, perché comunque il corpo si è adattato e non ha più uno stimolo nei confronti di quel tipo di peso. All'interno del 3x10 possiamo variare tutte le condizioni, ovvero abbassare il recupero, modificare un po' la tecnica, quindi andando nel range ipertrofico, stile pompaggio, possiamo fare lo stesso esercizio, basta, perché alla fine abbasso il recupero, aumento il recupero, modifico la tecnica non significa fare la tecnica sbagliata, significa che nel caso che il peso sia eccessivo è naturale che il punto di partenza, quindi il punto 1
chiama uno P1, il punto finale che è P3, nel mezzo abbiamo P2, quindi quel range tra P1 e P3 è il range ipertrofico. Ok? Esatto, supercompensazione. Andiamo avanti. Due stacchi a settimana, rincoglionito. Due stacchi a settimana, dove cazzo vai? Un test massimale ogni 6 mesi, ogni 6 mesi le singole. E tu quali cazzo racconti? Allora, questo è un errore che fa Marco PT. A me non piacciono questi tipi di personaggi perché basano il loro business su una metodica personale. Primo, il bulgaro non è stato inventato da Marco PT, in primis. Ma la forza non è il punto cardine dell'ipertrofia. Cioè, è proprio un discorso fallace, proprio alla base. Cioè, lui dice a Domingo, Domingo, ma che tu mi metti solamente due stacchi a settimana, ma io che ci faccio? In realtà, nel culturismo non serve a un cazzo. Cioè, nel senso che, a secondo del soggetto, due stacchi a settimana... ovviamente se tu mi dici due stacchi a settimana, uno stacco pesante e uno stacco leggero, sì, ma stiamo a parlare però di un esercizio base. Quindi un esercizio base che io te lo faccio fare una volta leggero, a che cazzo le serve? Al massimo ti faccio utilizzare un 65-70% del carico per migliorare la tecnica, però poi ti devo anche far fare una volta a settimana lo stacco pesante anche per una soddisfazione personale e vedere come migliorare la tecnica sul poi il carico eccessivo, perché allora la tecnica curarla quando il carico è basso siamo tutti bravi, quando il carico è alto diventa un problema. E Marco PT, che dovrebbe fare culturismo, cioè io ad esempio non metterei mai uno stacco 3-4 volte a settimana una persona, cioè, ma uno ragazzi, ma io allora lo stacco da terra è l'esercizio più complicato a livello di forza, perché nei confronti della panca piana, pure se un carico è quasi eccessivo, magari eccessivo nello stacco, ma nell'esecuzione riesci bene o male a farla, no? Lo stacco e comunque stai orizzontalmente e il carico lo stacchi tu, quindi panca piana, stacchi e scendi. Lo stacco da terra, parti da terra, oltre che tu hai il bilanciere messo orizzontalmente con i dischi caricato di dischi, hai la pressione della gravità, che non è che la gravità avviene dopo allo stacco come nella panca piana, quindi il bilanciere lo sposto, lì parti proprio da zero, quindi hai la gravità che è 9,8 che ti spinge già giù, quindi tu già parti da terra con la gravità che è pesante, in più tu stacchi il carico e fatto poi magari vediamo anche come diciamo delle metodiche esterne per poter migliorare i dig. Con lo stacco parti da terra, se non c'è la forza non vai da nessuna parte, ma soprattutto se sei stanco, quindi metti uno stacco da terra 3 volte a settimana, ragazzi, neanche il powerlifter lo fa. E che Marco dice dove cazzo vai, in realtà è tu dove cazzo vai, a meno che non ti dopi, ma neanche il dopa. Cioè, neanche il dopato fa queste cose, capito? Io non lo so. Non lo so se persone come escono fuori. E poi è laureato anche in scienze motorie. Infatti Domingo poi gli dice ho dovuto insegnare a un laureato in scienze motorie come fare i PIG. E purtroppo, ovviamente, Domingo è molto preciso su questa cosa, nel senso sull'esecuzione. Però sulla programmazione a me dispiace, ma Domingo ha ragione. Io ho 275 qua, devo fare 7 volte tutti i giorni? Ma tu sei fuori.
Ma che cazzo dici, Domingo? Con i miei programmi hai fatto il record sul totale. Con i miei programmi. Io non ho fatto il tuo sul programma, totale. Marco. C'era Mabbo il tuo allenatore che mi chiamava. Mabbo 1. C'era il tuo allenatore che mi chiamava. Sì, sai che in effetti lo scuoter era meglio farlo così. Ma che cazzo dici? No, 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 no. Tu mi hai dato un'idea, te l'ho detto. Ah, lo spunto. Sì, giusto. Allora, questa è un'argomentazione un po' fallace. Marco PT purtroppo non ha argomentazioni se non tira fuori delle cose private. A noi nessuno ci assicura che il preparatore di Domingo, che poi Domingo non ha nessun tipo di preparatore, perché da come ha detto lui, non essendo sotto gara non gli interessa, ma vabbè, facciamo finta che ci sia il preparatore, noi non lo possiamo sapere. Quindi Marco PT può dire qualsiasi cosa, lui deve parlare delle cose pubbliche, non private, che nessuno può avere la certezza che siano successe, se no è troppo facile. Io dico che ho staccato 300 kg, raga. Non potete confermare sta cosa. E te l'ho detto anche nel video che abbiamo fatto insieme. Ragazzi, tenete i vostri figli lontano da gente così. Tenete un canalizzatore, hai accelerato una reazione. Una reazione a catena nucleare che ti esploda la casa, ti auguro, cazzo, ma va. Comunque sì, mi sono suicidato in diretta, adesso mi hanno... Io mi dissocio completamente da ste parole, mi fa specie che una persona che sta nel gruppo fitness, nella diretta comunque delle persone che guardano, che praticano fitness, lui parli veramente così. Questa è una cosa veramente imbarazzante. Marco PT si è invitato ufficialmente al The Daily Podcast per dirci tutto. Io smonterò ogni tua argomentazione, ovviamente in maniera pacifica. Ho mollato tutti, Marco, e ti chiedo scusa, se c'è posto per magazzini. Ma sei un caffone arricchito, sei un poveraccio arricchito. Farei schifo a 50 anni come fai schifo adesso. Ok. Ok, cosa? Ma che cazzo ridi con quella faccia da pirla? Che cazzo ridi? Aspetta che ma non disperati, posso, piangi, rincoglionito. Sono una puttana mediatica, aspetta lo sponsor. Ma che cazzo? Un 64, codice sconto, mi raccomando, ragazzi. Che okay. Baldracca totale. Che baldracca. Io non ho fatto ridere, però, Dai Marco, ti chiedo scusa, dai. Non dovevo dire quella cosa dello spritz. No, ma non sapevo che fosse una cosa poco comune. Io mi sono scolato di molto peggio e molte più volte. Cosa, allora che ti ho detto in male? Scusa, avessi detto vodka. No, ma... Sì, ma le cose private non sono state così pesanti. Cioè, nel senso, lui si è stato accusato dello spritz. Cioè, che cosa privata è la questione dello spritz? Perché ho capito quello che tu intendi, la questione dell'alcolismo. Sì, però non è che abbia fatto una bella figura comportandosi così Marco PT. Cioè, allora, se fossi stato io, ok, ho avuto problemi con l'alcol e finiva là, stornavi tutti. Infatti Domingo su questo è molto bravo, perché non gli ha dato corda, ma si divertiva. Ma perché il musulmano sono cazzi tuoi, Domingo? Sei contro l'alcol? Vai a vivere in Italia. Siamo in Italia! Siamo in Italia! Si beve il vino, siamo in Italia! Siamo in Italia! Anche sto atteggiamento proprio di cattiveria. Siamo in Italia! Siamo in... Cioè, che atteggiamento... Buonasera, Clineve. Cioè, che atteggiamento è? Cioè, che vuoi sottolineare questa cosa? Cioè, non capisco veramente. Vai da Abu Dhabi a vivere. Ascolta! Vai da Federossi, vai da Nathan Lelli. Che cazzo vuoi qua? Ma tu dici che non ti abbassi, ma perché hai usato, hai messo un atleta, è stata beccata vecchia, storia vecchia. Ho citato la cronaca. Ho citato io privatamente. La cronaca. Perché, sì, ma tu hai detto nel video, ho saputo da... Comunque è molto palese che Marco PT è imbarazzato, non sa come gestire la situazione, perché da un momento all'altro si vede che potrebbe esplodere e non ha per niente autocontrollo. Non so se questo è dato da problemi personali intesi tipo giornalieri o per la questione
di Domingo, però comunque essendo in live con tutte quelle persone, io starei molto attento. State accorto. Da altri, ma tu da me l'hai saputo. Quindi perché devi mentire? Sui giornali. Sì, ma perché cacciarla adesso? È storia vecchia. Come mai, Marco? Ah, ma ti tiro del culo quando uno No, usa i no, tuoi no, non mi... stessi a me non me ne mezzi, ti frega, dà fastidio, Marco. Io eh? non ho La tua privacy. stessa Tutti i follower medicina ti fanno dà tutti quelli che fastidio, sto eh? sicuro. Pigliacco, A differenza tua, il problema sporco. è che perché abbassarti il mio livello? Tu sei superiore, Marco. Ah, ti dà fastidio, vero? Ti dà fastidio, No, non eh? Adesso mi dà vedi cosa si fastidio. prova. Devi essere Hai capito superiore a cosa si me, non prova di adesso, abbassarti il mio eh? livello, no? Ma che Prova a cazzo fiscare il mio parli? piacere. Ma che cazzo parli? Hai assaggiato la medicina? Ti piace? Mi sto solo Quella medicina. scaldando. Mi sto solo scaldando. Oddio. Ma che cazzo bestemmi, animale? Bestia! C'è mio fratello, vuoi salutare? Sto Ma che parlando cazzo? molto, dicono. No, sto ascoltando io, sto ascoltando perché sono invitato nella loro live. Non è mia purtroppo sto giro. Ah, Marco, dopo ricordati di salvare la live. Puoi Sì, salvare salvo tutto io, no? Ma il tuo sempre se PC. perdi. Precisiamo che la live non è stata salvata. Mezzo non ti querela, sempre se No, perdi mezzo non chiama ma l'avvocato. chi ti querela? Io No, voglio non fare le conoscendo pizze. No, gente come mai te, torno a figurati. fare le pizze. Posso solo servire le pizze ormai io. Allora, no, quello in basso a sinistra è una persona che praticamente fa una specie di Mr. Frame del fitness, sostanzialmente. La base è questa. Finita la mia carriera, mi sono suicidato, hai detto tu, no? Ma che cazzo ti si incula, Domingo? Ma vai, vai, schiantati contro un platano, esplodi con la tua macchina di merda a metano, vai contro un garrail in una palla di fuoco, che cazzo me ne frega della tua vita pidocchiosa? Ma Ma fai un guarda sto massimale? rincoglione. Fai un massimale adesso? No, ho finito adesso a fare i Ah, singoli. Mab magliettina 1 verde non di è il merda. bunkero, Mab Pensavo 1. dovessi fare un massimale. No, c'ho la gara fra 2 settimane, non faccio le porcherie io. Non faccio i massimali abusivi. E vado contro il mio allenatore. Ridi, eh? Ridicolo cazzo, una macchietta d'uomo. Vai a scuotere il piattino nelle live. Sì, scherzi personali. Faccio la reaction perché le persone purtroppo non si sanno comportare nella vita. Il mio compito in questa vita è blastare le persone che si comportano male e distruggerle. Vai a scuotere il piattino. Dai, parla, scemo, dai, Reaction. dai, dai, parla. No, parla, è il tuo spettacolo stasera, parla tu. Io ho parlato troppo, io ho chiuso il capitolo, ho fatto 3 video, No, basta non qua. No, andartene, ti prego, non andartene. mi Resta con scusa, Marco, noi, non ti lascio, cazzo. non ti voglio bene, ti vengo a trovare stasettimana, mi dai Vieni, l'indirizzo. vieni. Mi raccomando, poi Mi dai l'indirizzo se pubblicamente, adesso. combatti, cazzo, se combatti come hai messo su Instagram, dormo tra due Ma non guanciali, vengo a Domingo. combattere, vengo con la telecamera delle Iene. Ah, no, che paura, Facciamo un cazzo. video trappola, facciamo un'altra trappola. No, non farlo, ti prego. Allora, No. facciamo così, tu mi insegni duelle stavolta e mi umili a me, io faccio lo scolaretto, ci stai? Ma vaffanculo, Domingo, ma che Ma cazzo scusa, vuoi? riequilibriamo, allora non c'è il Vaffanculo. contraddittorio, Ti riequilibriamo insegno il tutto, no? VL. Senza, Ma ci vai sarà alla una FIFA a trappola impararlo. stavolta. Insegni il VL, no? No, cacci fuori i soldi, ti fai un corso istruttore. Dai, insegnami il Krav Maga almeno. Ah già, no, perché voi non lo sapete, Capitan Ulan Bator ha detto, no, io ho allenato atleti di Brazilian Jiu-Jitsu e Krav Maga, cioè chi allenavi Shamo, chi allenavi Dragon Ball, Krav Maga, ti hanno visto fare Thai box, tiri i pugni senza la guardia, ti rimbalzavano i feedback in faccia quando portavi i colpi, un qualunque pugile dilettante ti apre in due come una mela, arti marziani fa sto qua, cazzo. Mamma che sfigato d'uomo, ci ho anche fatto una Marco, hai fatto la collaborazione. fighetta per 6x4 di box, la fighetta, ma che vuoi menare tu? Dai. Cioè, il discorso sulla questione degli arti marziali non ha senso perché nessuno dei due li fa e ammettendo pure che l'abbia fatto in passato, non c'entra con la diretta. È solamente un non sapere dove attaccarsi e a tra poco Crinere non sa dove aggrapparsi. Guarda, io ho fatto
Thai box per 5 anni, quindi... però non è che c'è da vantarsi, cioè l'esperienza mia dei 5 anni, dove andavo anche a fare le gare, quindi fatta la preparazione, e ogni volta che faccio la preparazione mi facevo male. Infatti dopo queste cose ho detto vabbè, lascio stare, perché è inutile che faccio la preparazione e poi mi rifaccio male un'altra volta. Queste storie personali, hashtag storie personali. No, meni tu che sei forte, meni tu che sei forte. Non ho mai detto di essere forte. Metodo, metodo Paniccia. Io, come Paniccia, come mi insegna il grande Paniccia, il Marco Travaglio del Fit World, ho messo nelle storie in evidenza una storia che si chiama Mingo Do, tipo Karate Do, no? Mingo Do, Domingo. Andate sul mio profilo, andate a vedere qua la classe di questo combattente micidiale. Il tartaro combatti, al massimo combatti il tartaro, rincoglionito. Fai box farlocca, imparata da... Da che? Da YouTube avrei imparato. Aspetta, momento pubblicità. Ma non okay. È che domani non è che domani vi mettete a bere una birra insieme, no? Una pizza? Impossibile. Ma neanche nel raggio di un chilometro. Ma guarda, da parte mia non c'è nessun rancore. Ma chi te l'ha chiesto? A me l'ha fatto un cazzo. A lui è stato un pessimo allievo, tutto qua. Ma a livello chi umano, ma si caga lì. Buono, buono per l'Italia. E allora, a me viene da ridere perché Marco PT ha invitato Domingo, ma a Domingo non frega nulla del confronto, ma addirittura ha 500 spettatori Marco per giù e si sponsorizza. Cioè, è facile vincere i ciechi. E è veramente imbarazzante che, oltre che, non è che non capisci nulla di culturismo, ma hai delle idee un po' confuse, Marco, quindi, in più, te sta sul cazzo Domingo e lo invidi e si sponsorizza pure sul video, sulla diretta, scusate, cioè, è una cosa fantastica sta cosa, cioè, io Domingo lo inviterò in live. Lo voglio invitare per parlare di questa cosa e mo, anzi dopo appena finita la live gli scrivo subito e niente, perché voglio capire meglio. Inviterò anche Marco Pitti. Ma chi ti Marco conosce? Pitti, com'è finito? Marco Cagali mai avuto problemi, bisogna scindere l'allenamento dalla persona. Ma sei tu che hai il corpo calloso scisso perché sei uno schizofrenico, Domingo, quello è il problema. No, c'è il corpo calloso perché... Ah, scusa, non c'è neanche che cazzo, è vero, neurologia, la scienza motoria, non pizzeria, dopo mi manca quella laurea per riallenarmi. No, vabbè. Ho dovuto insegnare a un laureando in scienze motorie a fare i tre big, perché manco quello sapeva fare. Ah, i tre big, fai 90 di lento avanti, Domingo, 90 100, di lento 98, avanti. 98, 98. 110. Mio bet. 110. È complicato. Allora, a me sta cosa mi ha fatto triggerà un botto. Perché non c'entra un cazzo col culturismo, cioè fa il lento in avanti come massimale, cioè non serve a niente. Io lo faccio per cose personali, nel senso un po' di ego serve in questo sport, ma non ha, a parte che non c'ha un fine nel powerlifting, cioè proprio non c'entra un cazzo, ma vantarsi deve fare 110 e allenare completamente la forza pretendendo di avere un fisico super ipertrofico, cioè non c'entra niente culturismo. Cioè ragazzi, voi non vedrete mai un culturista che si vanta così, ovviamente in maniera eccessiva, che fa un lento avanti con 110 kg. Cioè ragazzi, il culturista vero, tra virgolette vero, è quello che cerca di stimolare il più possibile un distretto muscolare nella maniera più diciamo, ipertrofica possibile. Faccio un esempio. In un lamento di petto possiamo fare una panca piana, 3x10, tiro dei numeri così, panca a 30, un 5x8 e delle croci.
quindi delle grosi per la parte del petto. Facciamo questo allenamento per tot mesi. Non è necessario cambiare la scheda in sé per sé, perché comunque poi il corpo si è adattato e bisogna capire come stimolarlo. Poi la questione del capire quando va cambiata la scheda, lasciamo stare, che è tutt'altro discorso. Possiamo utilizzare sempre questi tre esercizi per stimolare il muscolo in maniera molto differente. Un esempio, facciamo la panca piana 3x10 e facciamo un superset con le croci, quindi due esercizi messi insieme in un allenamento. Già questa è una stimolazione differente. Vogliamo fare lo stripping? Che significa stripping? Significa partire con carico quasi eccessivo, che è del 90% di quello che tiriamo su, e facciamo 6 ripetizioni, 8 ripetizioni e caliamo, e finiamo l'allenamento così, tre serie così, tre serie in cui all'interno delle tre serie abbiamo tre scali, quindi facciamo un 6-6-6, quindi che ne so, partiamo da 25, da 50-55, 40. È già una simulazione differente che porta al corpo ad adattarsi nuovamente nel tempo. È naturale che una persona, io ad esempio so un avanzato, tra virgolette, so 10 anni che mi alleno, è naturale che nel caso mio io fatico molto di più a trovare stimolazioni nuove, perché ho sperimentato di tutto, sia volume, intensità, cioè qualsiasi cosa io l'ho sperimentata. Poi ovviamente che solitamente il corpo libero, il culturista, lo lascia un po' da parte. Ultimamente sto facendo un miglioramento sulle trazioni, ovviamente per me è una stimolazione nuova e mi porta a dei risultati. Ma questo perché? Perché io non ho preso più quel tipo di esercizio. Ovviamente ricercare una stimolazione nuova tracciando gli esercizi, no, questo è un errore che ho fatto io e ho reinserito le trazioni. Però arrivi a un punto che o il carico aumenta in maniera eccessiva, quasi all'infinito, quindi migliori la performance, ma non di una ripetizione. Il massimale di panca piana 100 kg iniziale, facciamo finta, dopo 10 anni è 150. Dopo 20 anni, rispetto tra la fine dei primi 10 e quelli successivi, non vi aspettate che arrivate a 300 kg di panca piana, come se raddoppiassero così. Purtroppo non funziona così nel natural bodybuilding. Sicuramente potreste arrivare a un 180, un 190, un 200 kg di panca piana, del tutto rispetto, però non è il miglioramento così tale. E poi quante ripetizioni facciamo? Cioè, ricordiamoci che l'ipertrofia non si ottiene facendo una ripetizione, facendo una singola, perché non avviene uno stress metabolico. C'è la tensione meccanica, sì, ma non è così eccessiva da stimolare nel lungo periodo una totale quantità di ipertrofia che ci fa dire ok, sono più grosso. Quindi tante cose ci sarebbero da dire da questo punto di vista. Ma ma 200 kg, allora dipende. Se sei doped ci arrivi tranquillo, se sei un dopato comunque la situazione è completamente differente da un natural, sia non tanto sia rispetto alimentare, però a livello di allenamento, ragazzi, la gente che comunque sia fa le gare si allena due volte al giorno con i pesi, cioè tutt'altra cosa. E poi la forza non è un fine del culturista,
sicuramente il fine non è diventare deboli, ma essere estetici e grossi. Cioè l'obiettivo è essere tanto grossi quanto definiti, con poco grasso. Che domani mi arriva una persona e dice: io faccio 200 kg di stacco, a me non me ne frega un cazzo. Pure se a me piace essere forte, ma non è il mio fine. Cioè a me non piacerebbe mai allenarmi come un powerlifter. Ho bisogno anche di altri stimoli. Complimenti! Faccia vincere le gare. Sto qua è convinto come tutti i suoi, no, accoliti, che il powerlifting sia il test definitivo della forza. Cioè, no, l'ho mai detto. Ecco, questo è un altro errore. Il powerlifting è il test definitivo della forza. Ma in realtà, Marco, tu fai culturismo e il bulgaro è incentrato al miglioramento della forza quasi per il powerlifter, non per il culturista. Ma il culturista della forza interessa come variabile all'interno del miglioramento ipertrofico. Non è il principale cardine, anche perché non esisterebbero se no i metodi di allenamento che si possono trovare sui libri adibiti al culturismo. Quindi non ha senso ciò che viene detto. Non l'ho mai detto. Io sarei favorevole a togliere la panca piana e metterla military. Sarei favorevole. Ma un attimino. Penso che idiozia, togli la panca e metti il military. Non ce la faccio più con questa merda, ragazzi. Come dicevi che in live mi distruggevi. Ma è come parlare con un babbuino di scacchi. Ma per chi non vi conosce, saluta mio fratello, guarda Marco. Condoglianze. A me lui vuol bene. Mi piace che condividi il corredo cromosomico, quel coglione. Marco, dimmi. Ma da com'è nato tutto? Per chi non vi conosce la vicenda, cos'è successo? Allora, guardatevi il mio video su YouTube, c'è tutto spiegato, la prima parte e seconda parte. Nel YouTube? Sullo YouTube, il tuo canale? Sì, il mio canale, c'ho due video, ho fatto tutto il resoconto. Io documento sempre tutto, come mi amo. Posso. No, non voglio interrompere, a differenza sua sono educato, non voglio interromperlo. Se ti guardi il suo video, vedi una pappardella di 20 minuti che ti sfrange i coglioni. Se vuoi te la spiego io adesso, semplicemente. Ci siamo dissati per una panca piana e gli ho detto: prova il bulgaro, io provo la tua tecnica. Ha provato il bulgaro, ha fatto il record sul totale. Io non ho provato il bulgaro, Marco, è falso. Io non ho mai fatto 14 panche. Ok, è falso, benissimo, falso. Allora, ma non è vero, il bulgaro non è 3. No, è vero, giusto, hai ragione, non esiste il bulgaro, giusto. Allora, io ho ingaggiato, ho pagato Domingo per imparare, per perfezionare, due esercizi. No, per imparare, che panca piana non sapevi fare niente, Marco, ma che... Che non sapevi fare niente, che per imparare sei venuto. Cioè, tu eri come un principiante. Allora, qua c'è una contraddizione da parte di Domingo, in quanto lui nel video dice che Marco non l'ha pagato. Lui stesso ha detto che gli ha risposto dicendo: no, Marco, vieni tranquillamente, hai anche le spese del viaggio, vieni a casa mia gratis. Ora però Marco dice questo dicendo pagato, del gesto, e Domingo non ha detto nulla per controbattere, ma controbatte solamente il fatto che Marco Pitti sia andato là per imparare. Quindi non lo so, o non l'ha detto perché non gli andava, cioè ci stava, o ha detto una cazzata nei suoi video Domingo, e in questo caso non ha voluto controbattere direttamente sul fatto che sia vero che Marco abbia pagato. Non c'è niente di male, però hanno dato sta cosa. No, cattivissimi, immagina cattivissimi, tu hai un tubo che perde nel bagno, chiami l'idraulico, ti cambia il tubo, poi però cosa succede? Ti caga sul tappeto, ti disse i vetri della cucina, va via di casa, così. Cioè, questo sei tu, come professionista, sei un disastro. Quei quattro poveracci che ti pagano mi fanno pena, ma te li lancio quattro. Tutti. Hai capito che non vale un cazzo? No, veramente una decina ti hanno mollato. Boh, gli altri non lo so. Ma ti sei siamo ancora in contatto. Ti sei preso gli scarti della mia agenda. Ma che cazzo, no, impressioni? Hai detto che quello che ti ha offerto l'olio d'oliva era il tuo preferito, ci sei rimasto male. Ma cosa stai dicendo? Quello sa. Allora, a me sinceramente il suo comportamento mi sta sul cazzo, Marco PT. E te lo dico in live. Che tu dici, hai preso qui quattro scarti dalla mia agenda,
io, pur essendo tuo cliente, trovandomi anche bene, non ti sicurerei più, non ti pagherei più. Perché se io domani cambio, perché magari io e te non andiamo più d'accordo, non ottengo più risultati, tutto quello che sia, io non voglio far parte della tua parola a scarto, perché io ho la libertà di decidere con chi andare e da chi farmi seguire. E questa non è una cosa positiva per chi ti ha sentito in live. Dell'olio d'oliva, te l'ho Ma è offerto perché sei tutto rimasto tuo, ma male. chi entro? Ma chi entro? Ma poi che significa? Ti ho offerto l'olio d'oliva perché Marco PT nei servizi di coaching si fa pagare con tipo baratto. Cioè, io non lo so fatto mai pagare con baratto. Io offro il servizio di coaching online, mi paghi, paghi per un servizio. Cioè, che ti do il servizio di coaching online e tu mi dai l'olio. Entro tu, ma chi entro tu? L'unico che non sono riuscito a prendere era Ma Rinaldi, il sei un povero matematico. mentecato, Mannaggia. Domingo, ma fai schifo e cazzo, ma basta. Basta, oddio. Ma mica Dai, che... sono in cucina come te adesso. In realtà, alla fine, la discussione sembra quasi incentrata su questo, Luzzari. Cioè, allora, a Domingo non mi frega niente, vabbè, raga, però bisogna anche contestualizzarlo. Domingo è stato campione comunque del powerlifting, della panca, dello stacco, quello che cazzo siamo. Però ha avuto i suoi titoli. Marco PT, che titoli ha? Cioè, vinti. Da chi è riconosciuto? Cioè, sì, è un laureato in scienze motorie e basta, finisce lì. Cioè, tutto rispetto, io comunque ho due diplomi da personal trainer e istruttore. Ovviamente, apro parentesi, la laurea in scienze motorie utilizzata per fare coaching online non serve un cazzo, eh? Io ve lo dico. Per chi si iscrive a scienze motorie per fare il personal trainer online, raga, non è quella la strada. Ci stanno dei sbocchi professionali di scienze motorie molto più, diciamo, molto, non meglio, però 3 anni sprecati sarebbero, sostanzialmente. Ma guarda che fai Buongiorno. cagare uguale, Domingo, anche se vivi, cioè... Ma sei detto che sono grosso, enorme, cioè, tu hai detto seduto a casa mia, sono detto. Guarda, non te lo so dire, però sul sito c'è scritto quando sei laureato. Comunque penso prima dei 30, cioè spero. Fine 30, insomma, anche perché il Marco PT è un'età avanzata. Non voglio offendere, però penso che abbia su una quarantina d'anni, insomma. Tu sei il fisico da cestista, tu l'hai detto nel tuo video. Spaccami tutto. Facciamo parlare un culturista. Massimo, che ne pensi dell'estetica di Domingo, se posso dire? Chiedi. Un secondo, faccio un annuncio. Lunedì sera ci sarà Immacolates. Ragazzi, io non so quanti siete, vi vedo un po' in chat. Lunedì sera venite in live perché c'è un personaggio. È una ragazza veramente che merita e voglio che lunedì ci siate. Mi raccomando. Ok, grazie. Ma dimmi, facciamo Ma non parliamo intervenire effettivamente, si Massimo. parlava tra me Massimo, non e sei Massimo? Non ha fatto la richiesta? te. Massimo è sparito quando sono entrato io, complotto. No, non mi... eccolo qua. È che c'era la connessione un po' Sì, ha la instabile. connessione instabile, ma ce l'ho anch'io oggi, un casino. Allora, purtroppo a quest'ora della sera sembra di essere. Cioè io l'orientatore, no? Ti Io ricordi? sto Io zitto faccio perché proprio. mi piace sentire e ascoltare. Eccolo Massimo. Eccolo qua, perché sennò dopo scompaio e non riesco più a sentire le stronzate che dice Domingo. Volti, puoi vedere la live anche dal telefono. Mentre sei in giro guardi il Daily Podcast, che fai? Cioè, non mi guardi. Impossibile. Non puoi. Allora, qua entra un personaggio, Massimo, che la sua utilità è pari a zero. Ah, ok. Offende e basta, peggio di Marco PT.
non so perché per dialogare e per avere ragione bisogna offendere gli altri. Poi, quando qualora la ragione non ci arriva. Ma vai nella panda, forse prende meglio nella panda. E chiapperei io a te nella panda, io a te soli nella panda vorrei Ma stare. chiappetesti una panda? Sì. Ma ascoltami, quando è che vuoi fare una figura di merda sulla panca? Io e te. In che senso? Nel senso che ti faccio fare la più grande figura di merda della tua vita. E come la faresti fare? Te la farei fare sul tuo territorio, sulla tua bella panca, sul tuo Ma stacco di merda, come? In quello che che vuoi. senso, figura di merda? Scusami? In che senso, figura di merda? Una figura di merda, nel senso che tu farai un tot e farai un tot molto più grande del tuo. Questo ti parla abbastanza una figura di merda. A Non parte ti che devi seguo, in stare che fermo, ci senso? sono per casa, Spiegati perché meglio, ti faccio venire mal di testa. Devi stare spiegami come fermo, io fai su capisco cinque che sei anni. nervoso. Siediti. No, non Siediti. sono nervoso, perché mi sta appena allenato, devo cucinare ancora. Ma ascoltami, i cazzi tuoi, falli Devo dopo, siediti. cucinare. Ma se devo mangiare, non posso mangiare? Allora, se devi andare a mangiare, se devi andare a mangiare, togliti, No, ma vai a parla, mangiare, mi pezzo ascolta. d'uomo. Hai le Non cose, ma lasci vedere qualcosa mangio, è cattivo. giusto verso il canale, verso le persone che ti stanno sentendo. Ma Per quale le canale? Ma il cazzate, canale di porta Marco? rispetto alla gente, porta Ma rispetto non alla può portare gente. rispetto alla gente, perché fai che lui è il numero uno, ma non ha mai visto Sì, uno che gli fa fare una figura appunto. di merda. Te la E faccio fare facciamola, pure io sto aspettando. tu. Ma tu non eri Tutti. quello che. Ora vi faccio vedere una cosa. Panca. Aspetta. Ma era un po'. Massimo. Panca piano. Non mi ricordo come cazzo si chiama questo. Allora, anzi, come cazzo si chiama? Massimo. Massimo, voi in chat ve lo ricordate? No, non è Schiraggi. Massimo, questo qua nella diretta. Vabbè. Allora, ve la spiego io la panca piana. Geno? Siamo sicuri? Massimo. Sì. Allora, aspettate che vi faccio vedere, dove cazzo è? L'ho vista ora. Mi sa che ha tolto il video.
Mi sa che ho tutti i video. Ho tutti i video, raga, mi sa. Praticamente, la panca aviana, quando scendeva, cioè, diciamo che la distensione deve arrivare al petto, ok? Al petto, diciamo, deve sfiorare il petto. L'unico problema di Massimo è che non ci arriva. Cioè, scende, si ferma qua e tira su. Quindi un range di movimento lui lo taglia. E quando dice a Domingo, Domingo, ti faccio fare una figura di merda sulla panca. Se tu la fai de merda, pure io sono capace a tirare su 150 kg, faccio un pezzettino, però non si fa così la panca piana. Mi dispiace. Ma pure Schiraggi, ragazzi, ma allora, Schiraggi io lo seguivo, un personaggio, diciamo, simpatico, ma la panca piana dei 220 di Schiraggi non si può vedere, cioè, veramente orrenda. Non volevi pignorare la panda? Non eri quello che mi voleva pignorare la panda? Ma io stavo scherzando, ma neanche avevi Ah, fissato ecco il stava. caso. Guardi quel Mannaggia te, video, mannaggia. io Ma ti si ho potrebbe passato fare quelle querelle, a questo? differenza tua, Ma io guarda, non adesso io le scappo. querele non le posso proprio fare, anche volendo. Perché? Perché sono un tipo che le evita di farle. Che non c'hai i soldi per l'avvocato? No, no, perché sono uno che spacca il culo. Guarda che c'è libero patrocinio volendo, eh. No, no, sono uno che spacca il culo liberamente, senza patrocinio. Chi può dire? Cioè tu Mi dissocio da tutta questa violenza indiretta e velata per un certo verso. Allora, a me dispiace che. Ma cattivissimi, ah, ragazzi, io cattivissimi l'ho mezzo dissato. Perché cattivissimi io lo invitai in live, ma non risponde più. Non risponde più. E non so perché, sì, ma io non c'ho paura di nessuno. Io inviterei anche Massimo per blastarlo. A me non mi interessa proprio niente. Sì, Marcello Ferri è il top. Cioè, Massimo non fa le denunce, non querela perché non ha soldi. Lui spacca. Ma che vuoi spaccare? Cioè, a Massimo, date una svegliata. Cioè, datte una svegliata. Ma che vuoi fa? Ma mica perché si chiama Massimo, si poteva pure Ubaldo. Ma che volete fa? Che comunque come alzi le mani ti possono denunciare e vai pure in mezzi casini e ti aggrava tutta la vita, rovinasse la vita. Se, a me, io sono ancora più imbarazzato per Marco PT. Ragazzi, Marco PT ride. È contento che Massimo dia queste minacce indirettamente e ne è fiero. Cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, di che cazzo stiamo parlando? Che se io porto in live anche uno dei due, Massimo no, perché non mi piace come persona. Ma Marco PT, io alcune volte, raga, non vedo dei personaggi, pure per blastarli, tra virgolette, non li vedo perché, oltre che so che non avrebbero argomentazioni, mi sentirei in imbarazzo e la live durerebbe 15 minuti, a dettanto. Tu hai le E mani? quindi ti spacco il culo. No, ma Quindi sta passi avanti al top. cucinando, c'ha la padella in Cucina, mano. ma ti prendi conto che tu stai parlando con delle persone e ti stai facendo i cazzi tuoi? E Ma tu ti allora? rendi conto che tu ti stai facendo i cazzi tuoi mentre fai una Che diretta con noi? Ma chi animale, che cazzo sei? Ma chi animale. cazzo sei? Chi cazzo sei? Mamma, se fossimo lì vicino ti darei un bacino su quella. Allora. No, lo invito, ragazzi, non è un problema. Devo solamente capire se lui è disposto a parlare ancora di Domingo o no, o invitarlo, comunque te lo puoi pure tenere dentro, o invitarlo per parlare del bulgaro.
devo vedere bene un po' la persona a sti giorni su Instagram, perché potrei fare metà e metà. Comunque, Domingo utilizza una tecnica molto furba, lo sminuire gli altri facendo i cazzi propri. Non, cioè, questa è una cosa facile, tra virgolette, ma quando delle persone ti attaccano, anche sul personale, e ti minacciano, perché vogliono che tu, che qualcosa ti smuovi dentro, più vedrete poi nella live, più Domingo rimane calmo e li prende per il culo, anche quando gli dice, ma in che senso mi smerdi? Ma in che senso non mi denunci? Che faresti? Non ho capito. Lui glielo vuole proprio cacciare fuori dalla bocca. Per rovinargli l'immagine. Domingo si è salvato l'immagine in questo caso. Ma loro si so. Diciamo che nella manipolazione mentale, un momento adatto per manipolare una persona, devi stare nel lato dove sta al massimo. E si chiama dissonanza cognitiva. Più una persona è emotivamente instabile e non utilizza la razionalità, più è più facile manipolarla e quindi portare tutto verso di noi. Tratto dal libro Psicologia Oscura. La boccia pelata del cazzo. Non ci prenderesti qualche chilo per induzione? Ma non penso proprio, sei già un lardoso del cazzo, cosa serve? Ma no, ti prendevo su panca. Mi Su dissocio. panca ti faccio fare una figura di merda tremenda, nano. Ma come? Non ho capito come, me la insegni? Sì che te la insegno, mi metto a fare 180 per 6 e ti faccio cagare addosso. Vuoi? Ma si No, è potrebbe fare apparito. veramente una challenge. Quindi qual è la figura di merda, scusa? No, la figura di merda, siccome tu parli male di persone, ti ritrovi fatti personali, sono tutti ubriaconi, sono tutti quanti gente che ha problemi. Tu chi cazzo sei invece? Uno che mentre parla fa la bistecca. Solo che io non me ne vergogno a differenza Ma vostra. ti rendi conto che Certo. ti stai muovendo avanti e indietro? Sinonimo di frustrazione, comportamento Con la compulsivo. padella a sinistra la faccio E bruciare? allora spegni la diretta e vai a farti la carne a fuori Aspetta, culo. Fuori Ecco, coglioni, vai fuori coglioni. bravo. Ecco qua. Fuori dalle palle. Ma Hai devo fatto guardare la dei fincelli che pizzuccia. cucina in maglietta verde, Quindi, che cazzo continua. è? Ma come cazzo stai? Ma veramente? In realtà, caro Massimo, il comportamento di fare avanti e indietro in questo contesto non è riferito a una sua insicurezza o a un disagio. In realtà, effettivamente, sa cucinare. E Domingo è molto calmo, almeno all'apparenza, e non dà da vedere che si sente in imbarazzo. Siete voi che state a disagio sul fatto che non vi si incula di pezzo e vi prende anche per il culo. Anche perché Marco PT potrebbe cacciare Domingo. Ma non lo fa. Raga, questa è una contraddizione. Cioè, veramente imbarazzante. Perché Marco PT, essendo l'ideatore della diretta, può cacciare completamente la persona, ma non lo fa. Sì, soprattutto durante una discussione. Solitamente quando si vuole, cioè, si vuole dimostrare all'interno di una discussione che abbiamo un'idea di come funziona il linguaggio del corpo, proviamo tutti, diciamo, vogliamo prendere tutti gli strumenti per sempre scaturire delle emozioni all'interlocutore, mettendolo a disagio, dicendo cazzo, allora questo ne sa veramente. Ma in realtà facendo così aggrava solamente la tua posizione nel dirlo, non quella degli altri. Cioè, quando una persona sa i linguaggi del corpo e sta all'interno del contesto in cui si litiga,
è una persona molto pacata, cioè è razionale, gestisce le proprie emotività, studia l'altra parte, prova a stuzzicarla in maniera intelligente, facendo un po' di esperimenti a livello dialettico, capire di base come poi si comporterà la persona, ma è una cosa molto sottile questa. Quello che ha fatto Pingo, ragazzi, sta a preparare la cena, ma che cazzo gliene frega? Cioè, ma parliamoci chiaro. Se veramente a Domingo gli dava fastidio, avrebbe tenuto lo stesso atteggiamento di loro e avrebbe insultato sul personale. Domingo non li sta a insultare, né sul personale né sul privato. Sì, la base è questa, tra virgolette, nel senso provi a capire, anche nel contesto della diretta, uno prova a capire, però già è difficile nella realtà. E se lo fai tramite una diretta, soprattutto in quel modo, tramite Instagram, secondo me è tempo sprecato e se non riesci più a portare avanti l'argomentazione. Basta, taglia corto, di Domingo non ti sopporto, fai più bella figura e basta. Cioè, offende la persona sul personale e fagli credere che tu sia un intellettuale che studia il linguaggio del corpo è praticamente inutile. Niente, come cazzo stai? O sei solo tu? Qual è il problema, Massimo? Sei Ma più il forte di me, problema è allora che tu sono umile, accetto. Sei più forte sei tranquillo, di me. perché non sei Sei più nessuno. Lo forte di me, qual è il problema? so che sono più forte di te, ma te lo voglio solamente comunicare. Ragazzi, Massimo Iena è più forte di Mingo Poliandri, ok? Oh, Quindi, cosa posto. Adesso è finito di dici? tirare fuori cose personali di altre persone. Cosa avrei Come si trovato di può? personale? Dimmi, cosa? Hai detto Elenchiamo. cose personali, hai detto No, addirittura, dille. hai tirato fuori dei dati personali che per esempio avevo sentito, io per esempio quando me li ho raccontati non mi sarei mai sognato di raccontarli in giro, che hai Dimmi che avuto un cos'è. problema qua e là, problemi personali, tirato fuori roba di alcolismo, ma come cazzo sei messo? Io non ho tirato fuori nessuna storia di alcolismo. Marco l'aveva detta nel primo dissing, la Ma che storia cosa? dell'alcolismo. È un ubriacone? Che cosa ha detto il No, dissing? Marco ha parlato di alcolismo nel primo dissing di settembre. Ma Quindi se se io non ho metto lì mi parlato di tiriamo fuori alcolismo, un'altra che cazzo volta. racconti? Mi hai Detto sentito, un'altra tu ti cosa. sei sentito di dire che questo russo che lui seguiva all'inizio si è trovato male e vi siete trovati a fare gli psicologi? Ma perché non me ne andate qualcuno Marco altrove? l'ha sempre detto che si è trovato male con Belkin, non è che l'ho detto io, E tu perché cazzo hai sottolineato? Cosa serviva? ma è un resoconto, Ho detto è un fatti i cazzi resoconto. tuoi, idiota! Perché hai voluto sottolineare questa cosa? Caro Massimo, una persona può sottolineare quello che cazzo gli pare, essendo che è un'informazione pubblica. Cioè, se io voglio sottolineare che The Daily Podcast non è bravo a fare il podcaster, lo può dire. Cioè, me lo dico da solo. Non sono capace. Poi, che ne so, Boldi lo dirà su Instagram, faccio un esempio, lo sottolinea, mi tagga. Boldi è liberissimo di farlo, perché addirittura l'ho detto io, oltre che è un'opinione personale e ci sta. Ma poi anche l'ho sottolineato io, quindi riportando la cosa. Ma sì, ragazzi, ma allora, queste persone alle mani, tra virgolette, ci potrebbero arrivare, ma non farebbero comunque sia una bella figura, in primis, e in secondis, sono persone che io eviterei appena percepisco che tipo di persona. Se ho questo tipo di persona davanti, no. Sinceramente, io credo che l'essere umano sia portato ad elevarsi, non andare sempre in basso. Almeno per me, e per come vedo io. Fatti i cazzi Chi tuoi, avesse perso le mentecatto, ultime puntate, buffone, io faccio un rinfresco, cialtrone, Massimo. tu e il tuo sport di merda. Fatti i Tu, cazzi tuoi, Marco. Marco, tu lavandaia. devi stare tranquillo perché la gente sta prendendo spunto per dire che tu sei quello che prende star e lui è quello che ci ride perché lui è una faina. Tu Ma che sei uno che si faina, accorda, ma lui quel è una pollo in faina, ma io padella, la che faina, faina. ma
ma io la Faina gli faccio fare la più gran figura di merda interstellare. Come? Quando vuoi, seduto sulla tua panchetta. Allora Massimo, forse non hai capito, a me no, non me ne frega niente se mi passi, ma si vede, manca, che non hai dignità. Faccio si il video vede. E scrivo Massimo Iena mi ha battuto. Poi comincio a farlo, dai. Andiamo a fare la panca insieme. Dove sei tu? Dove abiti? Io abito a Monza. Monza? Ma tu non hai detto in un posto che adesso te ne vieni in Lombardia. Vieni alla Milan, vieni alla Milan di Brescia. Ma tu hai detto che alla Milan potrebbero esserci una tu hai detto che potrebbe essere una trappola e qualcuno vi potrebbe fottere i clienti e dissarvi. Ma trappola per te, potrei rubarti i clienti. Che cazzo sei, Ghostbuster? Oh, sai quanti ne ho di clienti? E sai quanti ne ho di clienti? Domingo. Quattro, vieni a rubarmeli. Ma tutti quattro li prendo. Sei un coglione. Ci fai? Che cazzo sei? Sei il capuzzone originale. Faccia da scemo. Ti piace? A me... A me Domingo mi fa morire. Cioè, oltre che... Non mi frega un cazzo di quello che dicono nei suoi confronti. Ma neanche per il culo. Cioè, Domingo è ufficialmente invitato al The Daily Podcast. È ufficialmente invitato. Cioè, è un genio. Vabbè, Marco PT, cattivissimi, non sa proprio che dì. Giustamente lui è un ospite. Secondo me è rimasto più perplesso cattivissimi che tutto il restante delle persone che vedevano la diretta. Caro Marco. C'è? Ma io mi offendo, vedi? Con la barba. A me mi potete dire tutto, ragazzi. Io dai, non so perché, cosa io non c'è. Blocco. A me non importante, io non voglio offenderti, voglio fare vedere come sei. Comunque, sottolineo. Domingo è più forte di Massimo Iena fa la panca piana, ragazzi, nel momento in cui succederà sta cosa, ma Iena oltre che non farà il massimale di Domingo, ma non farà le tre ripetizioni nell'esecuzione corretta. Massimo, questo io te lo dico, non andarci, rimani così, perché dopo se esce il video non so come te potrei difendere. Omino così. Sei questo qua tu. Sei questo qua, alto così e un omino così. Sai quanto mi hanno telefonato della tua gente? Anche a me. Sai quanti mi hanno telefonato della tua gente? Una valanga. Che t'hanno detto? Dimmi. Che fai cagare. È veramente la cosa più incolta. Chi è che fai? Ma nome e cognome? Ah, non sono il come te, lascia perdere, i cazzi li tengo in bocca. Ma là su tutti. Allora, sai quanta gente mi ha chiamato di Massimo Iena? Ma non ne ho i clienti. No, ma gente che ti conosce. Ma io sono una persona seria, non parlo. Che sono bello? Che sono più forte di te? Che ho un braccio di mezzo metro? Che non ho la panca? Detto che sei più grosso, più bello, più estetico, più forte. Io ho detto... Oh, hanno detto la verità. E allora te ne puoi dare a qualcuno. Massimo, scusa Massimo. Io sono contento. Cioè, tu pensi che io ci soffro per questa cosa? A me non me ne frega niente. Ma cosa sei venuto per prendere le parolacce? Ascolta, sei venuto per dare la ragione dello scemo? Vatti a fare la bistecca, vai. Sì, no, vai a cucinare. Se tu sei convinto che io abbia un complesso, se tu sei più forte di me. No, non me ne frega un cazzo di essere più forte. Io con gente che mi fa due giorni, non me ne frega niente. Ma hai fatto due coglioni così al mondo. Hai fatto due coglioni così alla Zarina, hai fatto due coglioni così a lui. E tutti ma quanti hai fatto due coglioni così. Ma una ricezione positiva, ma quali coglioni? Positivo per te, per HIV, deficiente, peraltro. No, Massimo, io ho fatto le persone che non sono permalose. Questa Massimo mi chiamano solamente gli amici. Tu oggi volevi pignorarmi la parte. Ti chiamerò. No, non mi chiamare proprio, quello che devo dirti te l'ho detto. Per essere una persona che prima mangiava col signore, sei stato un vischio. Sei stato un vischio, quindi? Sei stato un vischio. Mo che cazzo vuoi? Quindi? E mo che cazzo vuoi? Fatti la stecchina. È la tua opinione, Massimo. No, non è la tua opinione. Mi hanno scritto il 90.000 per dirmi quanto mi fai cagare. Benissimo, 90.000 persone pensano che sono un vischio, quindi? Ma sei scemo? Ma fine il mondo. Quindi no, è finita no, domani. No, povero mente. Devo suicidare. Ma lo fai apposta? Hai qualche problema di litio? Cioè, hai prendi il litio? Bipolare. Pensavo che prendessi il litio perché non hai un altro di tuo. Che cos'è il litio? Ignorante. Ignorante come la merda. Non sono ignorante. Io so di non sapere. Ignorante come la merda. Ma tu ti ridi?
Ma stai zitto, non dire parolacce, stai zitto. Perché tu non devi cadere nella trappola di questo qua. Questo qua, no, è un signore. Chi è la trappola? Il litio. Tu sei un gran paracolo. Tu sei un genere crimine. Io sono un altro personaggio che spero che non conoscerai mai. Se vuoi ci conosciamo. Guarda che se comigo, guarda che se vuoi venire a casa mia a conoscermi, non so. Ma non vieni da casa tua, se vieni a Milano di Brescia facciamo il coaching. Sì, no, ti faccio io un coaching che non finisce più. Facciamo così, vieni là e mi insegni la panca. Tutto, ma ascoltami, scusami, se vengo alla Milan di Brescia, perché io l'ho scritto perché non so usare il telefono, a parte che non riesco a vederti, ti stai muovendo compulsivamente, dici che è una trappola per perdere i clienti? È una trappola per dissarti, praticamente. Tutto a per dissarmi? È una per dissarmi, basta Domingo, che prendi, fai un video, mi mandi a proprio. Tutti gli iscritti e tutti i clienti. Ho capito. E poi ti allenerò, e poi farei PR e poi mi mollerai. Ecco cosa succede. Allora sono sicuro che prendevi il litio fino a 2 minuti fa. No. Sì, adesso capisco alcune cose. Secondo me tu hai dei disturbi di personalità fortissimi, ma si vede. Io il litio non so neanche cosa. Dopo la faccio un secondo. Comunque Massimo, oltre a non saper parlare in maniera educata, fa anche lo psicologo. Oltre che non solo tiene per sé, ma anche dalla diagnosi, quindi fantastico. Bravo Massimo. Secondo, ti sei mosso, rimosso, abbiamo visto tutti di te, anche il culo. Max, sto qua è il litio, non lo conosce, se no lo prendeva. Dici? Dico sì. Sta facendo da mangiare mentre noi stiamo parlando, porca troia. Ma neanche in Zimbabwe. Marco? Dimmi. Quando finirà la live, devi salvare su IGTV, non sul dispositivo, su IGTV, così ti rimane memorizzata. Perché io potrei cadere da un momento all'altro. Capisco. Ah, Dio. Beh, oh, ragazzi, io direi che qua Domingo sta spignattando, sembra MasterChef versione cringe, per me possiamo anche levarlo dai coglioni. Salutiamo. No, non mi togliete! Ma per favore, sto lì a guardarti mangiare, ma guarda qui, dai, salutiamo. Dai. Ragazzi, mangio, dai. Ma vai a fare in culo. Mangia bene. Ci sono solo, mi hanno fatto le bestemmie che ti tiro, magari non digerisci, dai. No, Massimo, rimani con me, dai. Assolutamente no. Ma dai! Ma si fa a levare sto pagliaccio cattivissimo? No, non mi levate, per favore. Dai, togli sto rincoglionito. Come si fa, vero? Dai, Massimo! Mostraci il fisico, Massimo, fuori che sta in tuta. Fuori dai coglioni. Mamma, che fastidio d'uomo, cazzo. Voi non sapete che sto pagliaccio l'ho anche bloccato su WhatsApp, perché mi mandava i vocali di 3 minuti. Se pensa a una persona che ti manda un vocale di 3 minuti su WhatsApp, tu ascolti prima. Io. Che dire? Fogliettini. Io rimango sempre più basito dal comportamento di Marco PT. Che. Non ne capisco il motivo. Massimo, vabbè, si commenta da solo. Marco PT insulta. Ciao Crineve. Lunedì ci sarà Imagolates, te lo dico anche a te, la cantante. E boh. No, allora, ragazzi, io ora scrivo a Domingo. Allora, volete Domingo o Marco PT? Allora, perché se volete Marco PT, io gli scrivo subito. Fatemi sapere. Marco, allora, che volete, allora, che tipo di argomenti vi interessano nei confronti di Marco?
Cioè, volete che si parla del dissing? Che, vabbè, ovviamente penso che sia una cosa scontata, eh? Però dissing è anche la parte un po' del bulgaro o tutta la storia. Allora, metodo e ciò che è successo. Perfetto, fa un po' vedere un attimo. Allora, vi scrivo ora, e ve lo dico. Allora, ciao Marco. Piacere, Mirko. Vedendo tutto quello che è successo, in questi giorni, virgola, mi piacerebbe intervistarti magari. Intervistarti, Madonna, il corto automatico, sia sull'accaduto, ma anche sul metodo bulgaro e i risultati che hai fatto raggiungere. Dico anche che me l'avete chiesto voi in chat, nel senso comunque è una richiesta non solo mia. Mi hanno chiesto questa intervista. Poi gli dico, vabbè, l'intervista. Mi farebbe piacere, anzi, ci farebbe piacere in un riscontro positivo. A presto, Mirko. Invitato e inviato. Vediamo che tipo di. Ah, vedi che boccia. Vediamo che dice. Allora, ovviamente Domingo in tal caso sarà invitato molto più in là, anche per parlare di tutta questa cosa, perché se invito prima Domingo, ragazzi, Marco non accetta, non accetta. Se vede che comunque è stato invitato in qualche modo. Si sente un po' attaccato da questa cosa, però comunque io lo metterò in difficoltà, perché a me quei tipi di comportamenti non mi piacciono, ma non perché sono io, ma perché lui parla ad un pubblico che potrebbe essere anche il mio, del coaching online, e a me non mi piace e gli farò una lavata di testa, in maniera pacata e educata, che
che non va bene tenere questi comportamenti o che quantomeno argomentare se abbiamo, non condividiamo le idee altrui. Credo che sia una cosa onesta e giusta da fare, perché riportare le persone nell'educazione è sempre cosa buona e giusta, anche nel caso mio, perché non sono una persona perfetta, perché anche io posso stare fuori sei matto, però non, in live non lo farei mai in maniera così estrema. Ragazzi, che dire? Follettine e follettine. Se non mi seguite su Instagram, vi lascio il mio IG. Un secondino, che poi vedo che ce l'avete anche. Vabbè, comunque è Mirko.Pietrarelli e mi trovate. Comunque avete anche il canale qua sul profilo del Daily Podcast. Ragazzi, grazie di essere stati qui ogni volta che venite e ci facciamo queste chiacchiere. Vi chiedo però un favore. Un favorone grande. Che per me è importantissimo più della sub, da questo punto di vista. Vabbè, vi ricordo il Prime. Però mi dovete aiutare a far crescere il podcast. Perché più il podcast cresce, più io posso modificare tutto quello che vedete qua dietro, perché c'è il sostegno anche di tutta la chat. E non so, condividete il podcast, magari quando si va in live lo condividete con i vostri amici e se vi fa piacere di vedere in live, cioè venire in live in chat solamente follower. E vi chiedo questo favore, dato che piano piano stiamo costruendo questa comunità, e rimango sorpreso che comunque ogni giorno, ragazzi, mi arrivano le notifiche che le persone cominciano a mettermi il segui sul podcast, sul segui del canale, senza andare in live. Quindi non so che sta succedendo a livello di algoritmo, però evidentemente in qualche modo mi trovano, o mi trovano tramite YouTube, anzi devo caricare anche tutti i video, vabbè, e aumentano. Più aumentano gli spettatori, più si va avanti, più migliora tutto. Migliorerò anche tutta la postazione di Twitch in futuro. Ragazzi, io vi auguro, anzi, buongiorno. Sì, esatto, ma chi è quella ragazza? David, chi è quella ragazza? Grande, ma gli hai condiviso il canale mio? Cioè, tu sei un boss. Cioè, aspetta un po'. Spera, no, te faccio. Ma sei moderatore? Certo. A Boldi, ma tu non sei moderatore. Ma di che stavo a parlare? Aspetta. Cioè, Boldi ha il sub e non è. Non va bene. Perfetto. Ah, vabbè, non fa niente. L'importante, cioè l'importante, nel senso poi il lunedì, dato che c'è questo ospite speciale, comunque ci tengo che voi ci state un po' tutti quanti, anche magari spezzoni. Comunque, ho detto all'ospite che siete delle brave persone e molto simpatici e di non preoccuparsi. Speriamo che il canale cresca, io mi impegno comunque sia continuamente. Raga, per arrivare a questo obiettivo, cioè, io voglio far partecipare alla mia crescita. Io sono partito 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo fa. Ho
E io facevo le live da solo, con zero spettatori. E arrivo a sto punto è una soddisfazione, comunque. Ora non esageriamo che vedo dei soldi. Cazzo, c'è sta il Prime che così mi aiutate per modificare tutta la postazione. Perché voglio cambiare proprio tutta la postazione, ragazzi. Almeno il prossimo anno il podcast lo voglio portare a una qualità massima qua su Twitch. E poi cambiare la postazione. Proprio stile radio. E ho intenzione. Grande, bro. E lo faccio anche per avere gli ospiti in casa. Cioè io, ovviamente chi è troppo lontano, no. Allora, parliamo anche di questa cosa. L'argomento del rilievo, sì, ma è difficile unire il fatto che l'argomento mi interessa. Questo sì, ma che notizie ci stanno su Emma e Ciro Grillo? Cioè, dopo sei. Anche questa questione di Twitter, mi tocca reinserirmi su Twitter e vedere le tendenze, perché devo vedere bene anche questa cosa di Twitter. Oh, David, sei molto informato su queste cose, eh? Complemente, signor. Complemente, complemente. Breaking news. Sì, ma su Twitter? Ah, ok, senza vedere per forza Twitter. Ma in realtà ho anche Google Alert. Devo un po' che anche su Google normale ho le notizie che comunque sia vedo. Però. Ah, l'ultima cosa. Ho intenzione. Sì, faccio palestra. Suono di musica. Sì, metà sì e metà no, nel senso che comunque i dischi non sono miei, sono di mio padre, che giustamente non sa dove cazzo infilarli e li infila da me. Ecco, goliardia. Infatti, buonasera, ragazzo. Ma papà ascolta musica anni 80 e 90, un po' anche le musiche house, perché mette. Comunque, Winso, lunedì sera al The Daily Podcast ci sarà un ospite speciale. Te lo dico anche a te che sei appena entrato. Stai connesso lunedì sera alle 9. E comunque anche un po' di house perché fa il DJ e poi lo vedrai. Allora, seguimi su Instagram. È una ragazza, un artista, si chiama Imagolates. Se vai sul mio profilo Instagram, domani caricherò un video, un post di lei e poi farò la storia lunedì sera. Lunedì sera, insomma, lunedì in cui annuncio la live della sera. E niente. Si ascolta House perché fa anche il DJ, diciamo per carnevale lo chiamano per mettere musica, quindi un po' si deve adattare alle nuove generazioni, anche se il carnevale è un po' fermo causa pandemia.
Sì, allora questa è un'idea. È un'idea che sta nel cantiere. Il problema, sai qual è, David? Sono gli ospiti. Sono gli ospiti, sai perché? Primo, ti devono dare la disponibilità. Secondo, devono essere un po' avvezzi nel fare un po' di, no dissing, però un po' attaccarsi tra di loro, con le argomentazioni. E non voglio persone che si cagano sotto, sostanzialmente. Sì, lei sì, però siamo sempre in due. Altre persone sì, assolutamente. E cosa? E basta. Sicuramente farò una cosa simile, volevo fare con la politica, ma ho bisogno delle persone fisse. No, ci mancherebbe. Comunque, ragazzi, la live finisce qua. Io vi ringrazio, anche perché sono quasi le 11. Quindi vi auguro una buona serata, un buon fine settimana. Ci rivediamo lunedì sera alle 9. Mi raccomando, seguitemi sia su Instagram per stare sempre aggiornati. Grazie ragazzi, ci state sempre.